Montiamo le uova con lo zucchero e creiamo una schiumetta. Nel frattempo, cuociamo le mele, in questo caso tre. Aggiungiamo gli scarti del mio estratto di nocciole perché in cucina non si butta nulla. E mescoliamo così. Aggiungiamo la farina setacciata con la fecola e il lievito. Aggiungiamo anche il latte vegetale che abbiamo fatto con le nocciole e l'olio evo. Questo è il composto. Adesso ci aggiungiamo le mele. Questo modo amalgamiamo bene, imburriamo, infariamo lo stampo, ci aggiungiamo qualche fettina di mele, quindi versiamo e inforniamo. Cotta, adesso la lasciamo raffreddare e poi la mettiamo su un vassoio. Ed eccola pronta! Adesso l'assaggiamo.